indovina chi viene a Natale, 100 giorni di felicità, c'è la voglia di lasciare un messaggio importante? Stai parlando comunque di una disabilità con Roll Bova, stai parlando comunque di 100 giorni di felicità dove c'è una persona che vuole godersi la vita perché è ammalata, ma anche la stessa produzione del film di Piff, c'è la voglia di dare una svolta? C'è la voglia di nascondere un messaggio dietro un velo di risate che secondo me storicamente è uno dei modi migliori per mandare dei messaggi, per far arrivare a più gente possibile qualcosa di importante. E funziona molto perché intanto allarghi la base del pubblico ovviamente rispetto a un tipo di film diciamo più ostico in cui magari affronti lo stesso tema con un po' di importanza, dandogli un po' di drammaticità. E per poi anche perché è l'unico modo con cui io saprei affrontarlo questo tema. Vi aspettavate il successo di un film come quello di Piff? Non così largo, non con questo consenso, cioè io sapevo che il film era veramente buono e che era un esperimento, un equilibrio di tono insomma tra impegno civile e risata, però insomma il consenso che ha avuto c'è stato un riverbero sui social network e anche sulla stampa assolutamente superiore a qualsiasi attesa, oltre che insomma il film sta continuando ad andare bene in sala. Siamo nel tuo covo, dove vedo diciamo centinaia e centinaia di fumetti e colori e diciamo un immaginario infantile molto vasto. Quanto c'è di questo nella tua voglia di essere regista, nei contenuti, perché tu sei anche sceneggiatore? Tutto, cioè se potessi scriverei solo fumetti, insomma, ho scritto qualche numero di Topolino, però insomma il fumetto tutto sommato è un cinema con più soldi, cioè quelli che scrivono fumetti sono molto più liberi di quelli che scrivono per immagini cinematografiche. Il tuo rapporto con la tecnologia, con le piattaforme sociali, con internet in generale? Allora, il mio rapporto con diciamo con i social network è zero, nel senso addirittura li osteggio, i vari Facebook, Twitter. Invece il mio rapporto con le tecnologie è maniacale, cioè se esce un nuovo telefonino io devo averlo. Se c'è una macchina fotografica in 3D, devo averla. E questo è una mania. Cioè, solo in quel modo mi sento meno vecchio, cioè sono aggiornato. Ho fatto il Fausto 2.0. Noi parliamo sempre di semplificazione, no? Abbiamo questa fissa della semplificazione, ci piace semplificare la vita alle persone a casa, alle persone che lavorano. Però per parlare di semplificazione parliamo nel contempo di complicazione, di complessità. Nel tuo lavoro, nella tua esperienza, quali sono le cose più complicate? Nel mio lavoro la cosa più complicata è stare appresso a tutto quello che le persone che hanno più tempo fanno. E, cioè io a un certo punto ho capito che potevo sopravvivere per esempio solo avendo un assistente nella vita, perché non ce la facevo più andare in banca a fare la spesa. Cioè, non riuscivo a stare appresso anche ad attività che mi piacciono, cioè io sono uno di quelli che ama andare al supermercato, però ci riesco ad andare una volta al mese, perché quando stai su un set, magari quelli che non fanno cinema non lo sanno, la tua vita è annullata per quel periodo, tu comunque lavori 10-12 ore al giorno, a volte anche di notte, e comunque quando finisci di stare sul set vai a casa e prepari la giornata del giorno dopo, quindi in teoria non hai finito di lavorare, continui a controllare le inquadrature del giorno dopo, ti rileggi il copione. Oggi curiosamente le cose che prima facevo gratis e spesso, tipo giocare a tennis, mi sembra un lusso quando riesco ad andare una mattina intera a giocare 3 ore al tennis, prima lo facevo continuamente. Sei su un altro pianeta, no? C'è una dogana, arrivano personaggi di varia estrazione, arriva Fausto Brizzi, no? C'è uno molto cattivo alla dogana che dice: alt, che cosa fai e a che cosa servi? Io servo a inventare storie che fanno passare il tempo meglio alle persone, il tempo libero, spero meglio, insomma, comunque è l'unico mestiere che so fare, insomma, declinato nelle varie forme in cui si può fare questo lavoro, io riesco solo a inventare storie, per il resto praticamente sono un inetto. Quindi passeresti? Ma non lo so, se ne hanno bisogno. Magari in questo pianeta non hanno tempo libero per andare al cinema, leggere un libro, leggere un fumetto, eccetera, e quindi immediatamente mi scaricherebbero, insomma. E non lo so, quando ci vado ti avverto. Ai ragazzi che ci guardano, cosa consigli di sprecare o cosa consigli di risparmiare? Magari dicendo cosa hai sprecato o risparmiato tu.
Mi ho sprecato tempo, ho sprecato un sacco di tempo nella vita non decidendo subito quale fosse la mia strada. E secondo me è l'unica cosa che vale la pena risparmiare, cioè risparmiare tempo, cioè riflettere bene prima, non so, di iscriversi a un'università, prima di scegliere un liceo, prima di intraprendere un'attività professionale, industriale, aprire una società, insomma, pensarci bene, perché in qualche modo poi quel tempo non te lo restituiscono. Io consiglio a tutti i ragazzi di viaggiare il più possibile, cioè anche senza una lira, cioè, anzi sono i viaggi migliori, quelli che fai quando non hai soldi. Viaggiare ti apre la testa, ti fa capire che l'Italia è veramente un puntino così assolutamente ininfluente per il destino del mondo. Un'ultima cosa, un SMS dei sogni, okay? 140 uh-huh. caratteri da inviare a chi ti pare, anche personaggi della fantasia, non esistenti, futuro, passato, un SMS che vuoi di Fausto Brizzi? Beh, io manderei un SMS a mia nonna, che credo non lo sapesse aprire nemmeno quando era viva, e chiedendole semplicemente come va, perché quella è la curiosità, insomma. Grazie Fausto. A te.